E ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale sia YouTube che Twitch. Abbiamo concluso con molta gioia la prima parte di The Last of Us, compreso il DLC di Left Behind, e oggi siamo pronti proprio per andare avanti, per andare alla seconda parte, quella uscita nel 2020, quella che forse stavamo tutti aspettando e soprattutto è quella che voi mi avete votato su Instagram quando proposi una serie veramente lunga di videogiochi. Voi avete scelto quella, però ovviamente non potevo giocare la parte 2 senza giocare la parte 1, quindi adesso finalmente ci siamo. Sarà un'avventura che durerà mesi, esattamente come lo è stato, come lo è quella su GTA, e ragazzi, tuffiamoci direttamente nel gioco. Allora, ammetto di aver giocato questo gioco tipo appena uscito, di averlo finito in 2 giorni e di averlo veramente accantonato, quindi posso anche dire che i miei ricordi sono abbastanza limitati. Per fortuna. Anche se dall'altro lato la storia è abbastanza importante e emozionante che le cose principali ti rimangono dentro. Però alcune scene, alcune cose specifiche, ragazzi, l'ho rimosse, quindi sarà anche bello per me rivederle. No, perché sono onesto, molta gente finge, ma l'ha già giocato, non vuol dirlo. No, io sono onesto, solo che i miei ricordi, ripeto, sono molto limitati. Possiamo tranquillamente andare premendo un tasto qualsiasi, io premo la freccetta su. A caso, storia, nuova partita. I comandi sono come quelli dell'uno rimasterizzato. Ah, così debotto. Schermo nero, black screen of death. In realtà era blu, però vabbè. Vediamo da dove ripartiamo, ma sicuramente da dove ci eravamo lasciati con Ellie e Joel dopo l'ospedale. E qua però carica. Sì, zio, però prima di domani, per favore. Sony Interactive Entertainment presenta un gioco di Naughty Dog. La chitarra di Joel, senza corde. La sta pulendo. Ok. Mo ha senso. Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Ma io l'ho mentito. Solo che questo avrebbe comportato la sua morte. Avrebbe uccisa. Vabbè, è stato più crudo. Ucciso. Dottore! Cosa ci fai qui? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Tommy! Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? Ho solo inculato a saltelli il dottore. L'ho salvata. Beh, è un
bel casino. Già. Ellie cosa sa? Una bugia. Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che... che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. E riprendiamo da dove abbiamo lasciato con Joel. Da quel che ho capito, si è riunito con Tommy. Vorrei però sapere che fine ha fatto la moglie di Tommy, ma sicuramente lo sapremo. Pazzarola. Non ha montato le corde alla chitarra, grande Joel. Beh, la grafica. Niente da dire. Sembra di giocare la continuazione dell'1 rimasterizzato per PS5, cioè proprio preciso. Intanto Tommy gli ha fornito altri cavalli per forza, perché quell'altro è caduto sotto le grinfie dei cannibali, che in realtà provano a prendere Ellie, non a mangiarsi il cavallo, se no non sarebbero cannibali. Posso già sparare volendo? No. Vabbè, no, sarebbe un po' assurdo spararsi già da adesso. Eccoci alle porte della città. Aspetta. Vieni. Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Allora, possiamo già cominciare a reperire roba? Il che non mi dispiacerebbe affatto. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Sbagli. Me lo porterò nella tomba se devo. Ci vediamo, Tommy.
Cioè, siamo nel 2030 e passa, sta qua c'è ancora le cuffiette col filo attaccate. Permesso. A una specie di autoradio. Che senso ha? A lei. Gesù, mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di... Di quanto ti rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e mi ha... ha detto una barzelletta e ti ho pensato. Era... Non tanto una barzelletta. L'ho dimenticata. Era sull'orologio. Il colmo... Joel, scusa... È tardi e devo svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Che gli farà mai vedere? Che cosa? Guess. Beh, ti presento un'amica, sì. La sua chitarra. La chitarra. Una Taylor. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Molto meglio di alcuna gente con cui ho suonato, devo dire. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. As I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Ecco fatto. Beh, non faceva schifo. Non lo prendo come un complimento. Dai, che finta modestia, però. È tua. No, 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 non so neanche tenerla. Ho promesso che ti avrei insegnato. È vero. Ok, prima lezione domani sera.
ci sto. Ok. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Ho paura. Non mangiare il secondo. Ma no. È terribile. Ma no. Già. Notte piccola.